in English. I couldn't agree more. My first point would be that identity misleads us, and that integration is probably more achieved through conflict, through cleavages. That cleavages work to integrate. We tend to think that that integration comes from identity. So, and we share something, and that's why we are integrated. No, I think the methodological point is more that integration comes through conflict. And this is about the pattern that conflict also produces democracy. It produces parties, election campaigns, debate in parliament without conflict. We would probably have a totally different system. So again, kind of a disclaimer for that Fleury concept of identity. Then, second short point, integration. I think indeed, coming back to federalism and either or, and then we and you, not just we or you, but we and you, win-win situations. The upcoming challenge for the Bundesrepublik, for German politics, is how do we integrate the refugees? And I see promising signs. It's not that Germany kind of rejects the refugees. I see promising signs on the local level, on the regional level, a political consensus among the major parties. Third point. I'm sorry. I probably this is a more kind of probably historical political statement, and I'm going against your statement. I think we should hesitate to moralize the AfD and to give them more prominence than we have. Thinking in a European perspective puts Germany not in the league of Switzerland, of Poland, of Hungary, of France, of Britain, where the ultra-right has got about 30%. Constantly in Switzerland, in Austria, about 30% the ultra-right. The extreme populists, even the racists, have got 30%. In Germany, I would think it's roughly about 15. And then this has to be explained. It's still the past that is among us. Germany is not kind of a polity that has gotten rid of its past, but still is a kind of a vulnerable semi-hegemon in Europe. It's not a hegemon, it's a semi-hegemon that is vulnerable, and in order to build a consensus, it has to rely on France, earlier more on Britain, now they are gone, then of course the other, Italy and others. So this vulnerability is still with us, and it is felt, and it's still 15% and not 30%. And indeed, the AfD, this is not Nazis. We have Nazis, we really have Nazis, but they are with the NPD, particularly the youth organization of the NPD and the DFO. They are the real Nazis, and they raise their right hand, and they come up with she said it, yeah. That they have not been answered. Parlo 7 minuti, voglio solo dire. Parlo 2 minuti e mezzo, 3. Allora, Beonio Bucherem, volevo ricordare che Nietzsche è morto passo nel 1900 a Torino, ma ricordava il danno della storia per le nostre scuole, eccetera, eccetera, eccetera. Poi Cavazza ha detto che gli statunitensi hanno rivisitato gli anni 70. Però c'è un tuo omonimo, Cavazza con Graubard, che ha scritto nel 75 l'Italia come laboratorio della crisi negli anni 70. Garzanti editore, 2 volumi. Poi, a Costabile, io sono un marxista, statalista, centralista,
centripeto, sono tutto, sono il tutto e sono il niente, però si deve andare a leggere il libro di Roberto Martucci per capire come fu l'invenzione dell'Italia Unita, Sansone Editore, 1999. E mi riallaccio a quell'uccello, a quello, lasciamo Rusconi dov'è, che sta bene dov'è, e non ci rompe le scatole. Ha detto più Europa e meno Stato, io dico più Stato in tutta l'Europa. E poi mi riallaccio ancora a quanto ha detto Mantelli, l'identità, pedagogia nazionale, polisemia. Hai detto delle cose giuste, ma secondo me ne hai dette tra le molte giuste, come diceva nel buono, il brutto e il cattivo, se risparmi il fiato tu ce la puoi fare. Hai detto che il 1861 è stato rivisto nel 1961 con gli occhi di prima, del poi e del mezzo. Peccato che la mostra organizzata a Palazzo Pitti fosse promossa e studiata da un tale che si chiamava Ernesto Ragionieri, che aveva scritto i libri stupendi, tra i quali per me il capolavoro del 65, Socialisti Italiani e Socialdemocrazia Tedesca. Vengo alla conclusione e mi addentro sul fatto, è ancora un'altra cosa, è vero che l'Ottocento vede tre imperi e mezzo, ma la Germania nelle zone est, quelle degli Juncker, io li ho studiati, vedeva ancora il Selbstständige Gutbezirk, che erano una cosa molto vicina alla servitù della gleba russa. Poi c'è l'imperialismo informale, il Belgio nel 1831, la neutralità e cos'è. E poi vengo all'ultima relazione, che voglio sapere cos'è questo Pegidan, sembra Pepsi-Cola, acronimo di che cosa. E a me mi ricorda Triumph des Willens, che è un grande film, è una bellissima regista, è un grandissimo spettacolo di un politico, di uno statsman, non politico, di uno statsman che si chiamava Adolf Hitler. E quindi chiudo dicendo che il mito della Shoah, per fortuna sono stato in un paese a stelle e strisce, che di solito non mi piaceva molto le altre volte. Questa volta ho trovato in The Apple Green una grande second hand bookshop, Schweizerland bookseller, The New History e Shoah. Non è ancora il momento di descrivere la real history, ma voi sapete benissimo che dalla conferenza di Wannsee del 20-22 gennaio 1942 all'occupazione dei primi campi da parte delle truppe sovietiche corrono 25 mesi. Com'è possibile, oltre 13 milioni di slavi, 700.000 italiani, forse di più, direbbe Brunello, sterminare o eliminare, secondo la soluzione del problema ebraico, 6 milioni e mezzo di ebrei? Bugia, bugia, bugia. Grazie. Allora, altre domande? Ah, volevo dire solo una domanda. No, vabbè, adesso. Scusa, per salvo, sono veramente una bella. Aspetta, sì, però. Evito il lancio. No, solo brevemente una questione che mi suggerisce la valutazione delle elezioni, già quelle tedesche, ma soprattutto quelle austriache, mi hanno convinto che in questo momento la presa dei partiti populisti è molto più forte nelle aree rurali e non in quelle urbane. Finora non ho visto, diciamo, da parte dei politici un'analisi seria di questa questione, e oggi mi sembra invece molto importante, perché riguarda il problema identitario. Cioè, l'analisi sua di Rockan mi spinge a riflettere e a chiederci, ma siamo di fronte forse a un elemento culturale che si sta dimostrando? Cioè, il problema città-campagna non può essere più quello di una volta, ovviamente. Non abbiamo le stesse classi sociali che ovviamente corrispondevano a quel tipo di dibattito e di questione, di frattura, di cliveggi. E allora qual è? Io non ho una risposta, però mi piacerebbe che si discutesse, ognuno magari avanzasse un'ipotesi su questo.
Prima io dicevo che per le elezioni austriache, per esempio, l'FPÖ guadagna nei quartieri operai, è un fenomeno urbano. In realtà la novità è che guadagna adesso in zone rurali, per esempio la Bassa Austria, Niederösterreich, che era una regione dove l'FPÖ era a livelli più bassi rispetto alle altre regioni, nell'ultimo anno ha avuto un balzo elettorale enorme anche nel Burgenland, quindi sono zone rurali. Perché? Cioè, bisognerebbe chiedersi questo. Io credo che si stia molto confusamente, però si sia fatto dei passi avanti da parte dei partiti dell'estrema destra, del populismo, come li vogliamo definire, neonazisti, non neonazisti, qualunque sia la loro, diciamo, ideologia, che stia riunificando diversi aspetti che stanno convincendo la popolazione rurale e masse, diciamo, non ci sono più le classi sociali, quindi non possiamo ragionare in termini di operai, contadini, eccetera, eccetera. E quindi bisogna ragionare, secondo me, anche sulla stratificazione sociale che è cambiata, sia a livello urbano che a livello rurale, e capire queste identità che nesso possono avere oggi con l'idea di nazionale e di transnazionale. Cioè il tema dei ceti sociali si ripropone, secondo me, come una questione fondamentale da questo punto di vista, e lo propongono proprio queste ultime elezioni. Forse c'è un elemento quasi di Kulturkampf oggi che si sta ripetendo, che non è soltanto la questione religiosa, cioè in senso proprio più elevato, il livello culturale, che è collegato però all'appartenenza sociale. L'appartenenza sociale, e credo che ci siano fette sempre più ampie di persone che si ritengono che escluse o minacciate. Cioè il problema adesso è: sono fuori o sono dentro? Cioè l'identità, diciamo, in senso molto brutale, si pone, secondo noi, con questa dinamica, con queste domande. E non so, fino a che, voglio dire, chiudo. Credo che ci sia il fattore urbano, viene individuato da masse magari che si sentono escluse in città e dalle masse rurali, in termini proprio sociali, di classi sociali. Chi sono questi? Però una classe sociale, penso alla generazione Erasmus, mi chiedo ad esempio abitanti delle periferie, come intendono la generazione Erasmus? Cioè il problema anche del ceto medio, come viene percepito questo ceto medio che è per l'unificazione europea, queste parti di ceto medio, di studenti, di docenti, di insegnanti, di impiegati pubblici, sono quasi individuati come il nemico piano piano. Questa è la, secondo me, la cosa che questi partiti populisti stanno cercando di mettere insieme, confusamente però, e si sta facendo strano. Grazie. Beh, adesso direi un attimo. No, non puoi perché andavo veramente sforato. Io darei un minuto e mezzo massimo, meglio se un minuto, ai relatori per intervenire e rispondere alle sollecitazioni che sono state avanzate. E facciamo il giro magari partendo poi qua, Massimo, facciamo il giro, poi finisce. Pensavo di averlo detto chiaramente, lo specifico, è sbagliato pensare a spiegare AFD con categorie del Novecento, con quelle categorie del totalitarismo, e lo vedo molto più vicino invece appunto alla tematica völkisch dell'ottocentesca. Mi è stato chiesto cosa significa Pegida, significa il nome per intero, è patriottica o europea, gegen die Islamierung des Abendlandes. Pegida, mi ha chiesto cosa significa. Patriotti europei contro l'islamizzazione dell'Occidente. Per quanto riguarda invece l'opposizione città-campagna, secondo me invece i politici tedeschi l'hanno capito molto bene, tant'è che anche sia Angela Merkel che Schulz la loro campagna elettorale l'hanno concentrata proprio nella provincia e nelle campagne. Verissimo che AfD o comunque i partiti di destra hanno il loro bacino elettorale, sembra paradossale, proprio laddove di immigrati ce n'è meno, se lo si dice spesso e volentieri. Ma questo perché? Perché questi partiti sono Angstmacher, così vengono definiti, cioè la percezione del rischio è più forte del rischio effettivo, e si è fatta un'identificazione scorretta di immigrazione, non l'abbiamo detto, di immigrazione e terrorismo. Un altro elemento fondamentale di questi partiti del Rex Populismo, ma di tutta Europa, è il fatto che hanno dato alla politica una valenza emozionale, cioè di nuovo l'emozionalizzazione della politica, e questo è stato già anticipato per esempio da Sloterdijk, che
aveva parlato di tumos, di ira, ed è l'elemento timotico, un elemento molto sottolineato da Efte. E c'è dal punto di vista proprio come slogan elettorale questa idea che l'AfD è Mut zu Wahrheit, era il loro slogan, coraggio per la verità, ma contro i guardiani della political correctness, che avrebbero tabuizzato degli ambiti tematici relativi appunto alla pericolosità degli stranieri. In questo modo la paura viene rovesciata in coraggio per la verità, ma in realtà è questo elemento emozionale che risponde a un bisogno di emozionalizzazione della politica che era stato messo in secondo piano dalla costruzione europea, perché l'Europa è un prodotto razionale, era contro le passioni distruttive dei nazionalismi. Questo elemento invece passionale, irrazionale della politica torna con questi partiti. Io volevo rispondere alla suggestione del collega sulla problema legalità, regioni, federalismo, mostrando questa. Questa è una slide che mostra la spesa, l'andamento della spesa pubblica a partire dal 1970, la colonna in alto a sinistra è una colonna che abbiamo moltiplicata per 10, cioè si va fino al 120%, la linea in nera, diciamo in grassetto, è la spesa pubblica, il suo andamento, la linea in mezzo è la spesa delle regioni a statuto ordinario e la linea in basso è la spesa delle regioni a statuto speciale. Questo ci mostra come l'introduzione delle regioni ha pesato enormemente sulla spesa pubblica, a partire soprattutto dalla questione sanitaria, che fino agli anni 90 non c'è stato nessun controllo sulla spesa sanitaria. Non è un caso che... No, scusate, ho fatto il pasticcio. Non è la polizia che ci impedisce. Autosabotato? No, sì. In protezione, certo. Allora, diciamo, la crescere della spesa pubblica si deve molto alle regioni. In particolare c'è un punto in cui la spesa cala che coincide col governo Amato, sostanzialmente. Quello famoso che ci fa nel 92, perché no, il governo Amato fu prodotto proprio dalla spesa sanitaria fuori controllo. Allora, questo porta al problema dell'efficacia del regionalismo. Allora, la storia d'Italia, secondo me, il regionalismo è stato efficace nella misura in cui si è posto come decentramento, nella misura in cui è andato oltre, ha posto allo Stato centrale e alla comunità enormi problemi. Uno è quello della spesa che cresce e l'altro è la costruzione di un personale politico locale che poi trova, ha bisogno di continuare a fare il politico di professione e quindi ha un difficile inserimento nella vita lavorativa che non può che riprodursi quindi attraverso le istituzioni pubbliche. Da questo punto di vista io concordo con il fatto che la riforma dello Stato dell'amministrazione pubblica è centrale, però è un'amministrazione pubblica che deve avere la funzione che aveva un tempo, quella di far girare le persone, cioè di omogeneizzare realmente il paese. Le regioni, che sono state una grande riforma negli anni 70, hanno però portato nel corso del tempo a un'ossificazione che ci ha in qualche modo ha rafforzato il divario fra nord e sud, e in questo ha ragione Brunello quando ci ha ricordato come la Germania è un caso diverso dagli altri per il suo federalismo, anche se ricordo che la Germania ha un grande problema adesso di Finanzausgleich, che in qualche misura viene risolta attraverso una forma di anche lì di decentralizzazione strisciante. L'università rimane ai Länder, non si può togliere, però si mettono i programmi aggiuntivi, programmi come l'Excellence Cluster, con cui si ridefinisce di fatto l'equilibrio tra le università. Allora, probabilmente noi stiamo vivendo la fase in cui c'è una necessità di ricentralizzazione. Io sono convinto che per l'Italia ci sia e sarebbe meglio farla politicamente anziché attraverso la spending review, perché la spending review poi è trasversale. Però il fatto che si usi la spending review per ricentralizzare ci porta a
al problema di cui ho parlato prima, cioè per le classi dirigenti europee affrontare la negoziazione di questa ridefinizione dei rapporti con il territorio è troppo costoso e quindi si preferisce farla in maniera surrettizia. In Italia, come anche altrove. Quindi non c'è più la politica al sviluppo, come politica come vocazione, non c'è più. Non c'è. Sono proprio due riflessioni, una riguardo al presente futuro del Stato nazionale in risposta a quello che suggeriva Stefano Cavazza sulla, come dire, persistente vitalità. Io avrei in realtà qualche dubbio, ho l'impressione che sì, il discorso nazionale sia vitale, dubito che lo Stato nazionale possa recuperare anche solo parte di quello che di fatto ha perduto, perché nel contesto globale in cui ci muoviamo le possibilità, le sue capacità di intervento anche redistributive sono enormemente limitate. Quindi ho l'impressione un po' che si tratti detta brutalmente di un rimbalzo del gatto morto, il gatto anche morto rimbalza, ma è morto comunque sia, o non ricordo. Quindi ho qualche dubbio che effettivamente sia, cioè effettivamente vedo vitale il discorso nazionale per le ragioni che abbiamo detto. Mi sembra importante, anche lo diceva, mi suggeriva Schiminati, io credo che c'è un problema di polarizzazione, di deprivazione che è economica anche, ma c'è anche un grosso problema proprio che è al cuore anche della questione, mi sembra, europea, della disaffezione per l'Europa. Mi ha colpito molto, sempre nei miei, nel mio ruolo didattico, io ponevo spesso proprio a proposito di molteplici livelli di identità, i miei studenti, voi siete molte cose contemporaneamente, calabresi, cosentini, italiani, europei, eventualmente cattolici o altro, qual è il livello identitario? Dovreste sceglierne uno, che cosa scegliereste? Per moltissimo tempo il primo livello era quasi sempre quello italiano, nazionale, il secondo quello europeo. Negli ultimi 3 o 4 anni il livello europeo è crollato, cioè il sentirsi europei. Ecco, io credo che questo abbia molto a che fare con un sentimento di... con un disempowerment percepito, proprio politico, prima ancora che economico. Quindi anche questo discorso sul sovranismo andrebbe, sovranismo sarebbe una brutta cosa, però ha in sé un'esigenza importante, cioè di fatto i diritti politici sono cresciuti, si sono affermati nel guscio degli stati nazionali e l'Europa non è riuscita a proporre veramente un'altra, cioè c'è stato un trasferimento di sovranità e quindi anche di controllo democratico a nulla, sostanzialmente ad alcune istituzioni di carattere, dalla banca europea, eccetera, su cui non esiste un controllo democratico. E questo viene fortemente percepito, magari in modo confuso o distorto, ma credo che sia una cosa importante e ha a che fare anche, prima ancora che con l'esito, per esempio, di alcuni referendum, come quello scozzese, cioè prima con la richiesta, proprio con la richiesta di contare, cioè di fare un referendum, sia il referendum scozzese che per esempio quello sulla Brexit, è stato molto, molto dileggiato sul continente, visto come espressione di un isolazionismo britannico, di populismo, eccetera. Ma però c'era anche l'idea del bisogno di contare, come dire, democraticamente attraverso il voto. E molto brevemente due cose mi vorrei pigliare che sono state poste, una che riguarda una questione richiamata da Cavazza, quello che cercavo di dire io, che su cui ci siamo interrogati molto nella ricerca sulla legalità, è: si può, provo a dirla proprio nell'essenzialità, si può costruire il 2017 credenza nella legalità? Credenza nella legalità, cioè a noi Debere ha insegnato che la credenza nella legalità è: agisci come se il comando che ti viene rivolto fosse tuo, identificati nella norma e in colui che è preposto dalla norma ad avere un'autorità. Questo ragionamento Debere lo lega direttamente all'etica protestante,
ha un fondamento religioso. Quello che mi chiedo io, vedendo i dati di Transparency International, vedendo i problemi della decolonizzazione degli ultimi decenni, in cui i paesi in via di sviluppo segnalano problemi di corruzione politica devastante. Cioè noi in Europa, in Occidente, ci entusiasmiamo per Lula, per il primo, dopodiché quasi tutte queste esperienze, o molte di esse, finiscono travolte da fenomeni di corruzione politica dilagante. E il punto è di se questo Stato che abbiamo costruito nel corso del tempo, o che vorremmo come dire, proiettare in dimensioni sovranazionali, può andare avanti se addirittura dentro l'Europa, faccio il caso del Mezzogiorno, ormai per certi versi l'Italia, per certi versi è la Grecia che ha falsificato i dati per entrare nell'Unione Europea, o se volete sono tante altre realtà che riguardano dal Portogallo e così via, c'è uno zoccolo così esteso all'interno dell'Europa che è un piccolo pezzo del mondo, e poi nell'intero pianeta, che deve fare i conti sempre di più con processi sovranazionali che danno per scontato l'esistenza di una lealtà dei cittadini e dei popoli di fronte alla legge. Io credo che questo sia un macro problema che riguarda i processi interni, i processi, e che risulta particolarmente chiaro quando guardiamo proprio a quell'area d'Europa, anch'essa in crisi, la Germania, l'Austria, dove il modello della credenza della realtà è nato, e dovremmo darlo per scontato, ma addirittura anche là ha i suoi attacchi, i suoi limiti, lo stesso processo di unificazione tedesca, da quel poco che posso leggere, oggi attaccato nei Länder dell'Est e così via, e ci sono tutta una serie di problemi pure là. E questo è il problema che ponevo. Sicuramente ci sono tutte le questioni istituzionali, economiche e tutto il resto, ma l'impressione che abbiamo come sociologi politici è che ci sia un problema macroscopico che o riduciamo nei limiti della criminalità, che altra cosa, criminalità organizzata, sono decine di migliaia di persone che usano la violenza per i loro affari, ma è tutto sommato circoscritto, enorme come problema, ma circoscritto. Invece il grandissimo problema è quello dei sistemi che la Corte dei Conti chiama non più di corruzione politico-amministrativa pulviscolare, cioè a macchie diffusissime, ma sistemiche. Cioè nel sud, per fare un esempio, il politico è datore di lavoro, non è rappresentante. È rappresentante in seconda battuta, ma la sostanza è ci sono elementi di corrompimento nel funzionamento delle democrazie strutturali che hanno a che fare con quello che anche Schinari dicevate giustamente, una riforma della politica e della pubblica amministrazione deve riguardare il ceto politico, le elite e il funzionamento dello Stato. Allora, tre cose rapidissime per evitare il Cerbero. No, anche perché aspettano ancora per te. Lo so, non lo per me. Allora, primo dubbio, perché molti colleghi, storici e non, in particolare parlo di storici, quando dicono il Novecento è superato, siamo oltre, e identificano le forme di organizzazione politica e sociale e classi sociali pensando al Novecento, e se pensassimo all'Ottocento, secondo me la realtà sociale di oggi è molto più simile all'Ottocento che al Novecento, e con un livello di articolazione delle classi sociali che non è quella novecentesca, come se il movimento operaio fosse nato nel Novecento. Peccato che sia nato nell'Ottocento, in un certo campo diverso. Forse ci provassimo. Pensiamo alla politica internazionale, alla rinascita della geopolitica e ai grandi giochi che sono ripresi tra le grandi potenze, l'Afghanistan, l'Estremo Oriente, il Vicino Oriente, non ci ricordano niente da questo punto di vista. Allora, quindi forse dovrebbe essere l'Ottocento. Dobbiamo tornare a come era prima, a guardare come era prima del 1914. Uno. Secondo, e se provassimo a rileggere Sorel? Perché Sorel? Perché la politica senza miti, cioè senza passioni, se diciamo come si è detto dopo l'89, finalmente con le deficienze di Fukuyama, fino alla fine della storia,
finalmente possiamo fare politica senza passione, e viene fuori che le passioni le usa da un'altra parte. La politica, se non è passione, se non ha miti, non esiste. Se non c'è un sogno della finire, una speranza, come si fa a organizzare? Lo organizzano quelli che la propongono la rabbia. Terzo e ultimo punto, la memoria dell'eroe. Il problema della Shoah è grosso, ma va trattato la memoria del problema, che le, non per i numeri sono incontrovertibili. Tutto comincia nel 41, non dopo Mansè, per favore. No, ma lui l'ha detto. Calma. Il problema è che l'Europa si è fondata, in particolare a partire dall'89, sulla memoria delle vittime. Questo è il nodo, e non sulla memoria, come era in precedenza, dell'antifascismo, cioè del militante. Il militante, l'opera dei militanti, una parte dei militanti, e noi facevamo riferimento a una cosa brutta, totalitaria, concetto che secondo me è un pseudo concetto, che era il movimento comunista. Allora, le vittime mettono, Gianfranco Fini fa una prefazione a un volume sulla Shoah, per esempio, pertanto parla di vittime, no? Va tutto bene, però questo è un punto debole, se di fronte sulle vittime, a questo punto fai una facile identificazione, gli stati, ma anche fornisci un elemento di identificazione ai gruppi sociali, e non all'attivizzazione politica, ma all'invidia sociale. Questo è un problema, credo, che dobbiamo analizzare quando è compito nostro risolvere.